Suviano si è ripresentato nella sua veste di sostenitore dello sport nell'ultima domenica di maggio, portando negli 800 metri quadrati del bel centro eventi del comune gestito dalla Proloco una importante riunione con professionisti della kickboxing, della K1 e del pugilato. Una serata organizzata dalle palestre Fit & Fight di Suviano e Fit & Gym di Arezzo, nate e seguite professionalmente da Sokol Iachini, ma ormai Nicola per tutti, l'albanese aretino della kickboxing che ha creato anche il team Iachini. E la serata, possiamo dire, non ha tradito minimamente le attese. Davanti ad un pubblico numeroso si sono affrontati i validi professionisti della kickboxing presentati da Andrea Santini, dando vita ad uno spettacolo pugilistico in attesa di due grandi eventi. Quello che vedeva l'allenamento di Orlando Fiordigilio e l'incontro di Iachini contro Andrea Bisogni, avversario che ha retto solo due riprese alla manifesta superiorità sia di stile che di potenza dell'ormai aretino Iachini. Eccolo subito dopo l'incontro al microfono di Carlo Casi. Una grande vittoria prima del limite, Iachini, ma soprattutto abbiamo visto dei momenti di combattimento purissimo con buoni colpi sia di pugno che di calci. Ma senti, ho cercato di impegnarmi, diciamo che questo è il quarto match dopo due anni di stop, dopo quasi tre anni è la prima vittoria prima del limite, quindi sono abbastanza soddisfatto, sto trovando me stesso, diciamo, con questo sport, anche se questo qui è il mio penultimo match, voglio difendere quello che ho conquistato a novembre e dopodiché voglio dedicarmi al mio lavoro, alla mia grande passione, che ci tengo più al mio lavoro che a me stesso. Beh, è naturale tenere al lavoro, però quando uno ha tanta passione, tante capacità, tanta tecnica, tanta potenza come tu hai, ti rimarrà un po' difficile ritirarti, oppure se ti ritiri poi magari ti prende la nostalgia di ricominciare. È già successo questo discorso di aver smesso a 27 anni e poi mi ha preso la nostalgia e sono rientrato, ma quello che penso che comunque sia, uno non può pretendere, come si dice qua ad Arezzo, la moglie ubriaca e la botte piena, io devo cercare di, ho dei ragazzi, dei talenti, di crescere loro, non posso pensare a loro e a me, se no altrimenti non ne faccio, come ho detto, la moglie ubriaca e la botte piena. In questo caso devo dedicarmi a loro, io ho 30 anni, faccio questo di lavoro e devo dedicare a 360 gradi a loro. Amo questo sport e questo mi ha insegnato a camminare. E allora sai che ti dico, che questi ragazzi saranno fortunati ad avere un maestro come te. Mentre scorrono alcuni momenti del primo round, ricordiamo che Nicola Sokol Iachini, campione europeo di IKTA, di kickboxing, titolo conquistato a novembre 2015, il 22, sempre nel palazzetto di Suviano. Iachini non è italiano, viene dall'Albania, ma la gente di Suviano lo ha ormai adottato per la grande correttezza, modestia, professionalità e generosità, tanto da sostenerlo e supportarlo in tutte le riunioni organizzate. Sinceramente in quel palazzetto ho vinto anche l'europeo, ogni volta che entro anche per scherzo mi vengono i peli d'oca. Dopo il 22 novembre del 2015, ogni volta che entro anche per scherzo, infatti non ci passo mai a prendere il caffè perché mi vengono un sacco di pensieri, mi ricordo un sacco di botte e quindi per me è un'emozione entrare sempre lì dentro, è anche un onore. E ancora alcuni momenti del secondo round. Nicola ha affrontato il combattimento come ha sempre fatto nella sua carriera, mettendo il cuore e il coraggio avanti a tutti, fortissimo con le gambe e bravo nella box, capace di grande concentrazione. Vince l'ultimo incontro in questa
Mentre vediamo la consegna da parte del sindaco di Subiano agli Acchini del trofeo realizzato appositamente per questo evento dall'artista scultore Alessandro Marrone, ricordiamo che Nicola Socco gli Acchini è stato premiato nel 2015 come miglior atleta dell'anno 2014 da parte del CONI durante la giornata olimpica nella Sala dei Grandi in provincia di Arezzo. Un esaltante spettacolo pugilistico arrivato anche grazie allo sparring pubblico di Orlando Fiordigiglio, che ha incrociato i guantoni contro Matteo Signani. Orlando Fiordigiglio, nuotatore del Greco ma residente ad Arezzo ormai da molti anni, già campione italiano e dell'Unione Europea dei pesi super welter. Matteo Signani, campione italiano e intercontinentale dei pesi medi. Un momento di allenamento che ha messo in evidenza due atleti dalla raffinata tecnica, con rapidità nei movimenti e tenuta a distanza, naturalmente limitati nella potenza dei colpi. Un allenamento importante per il nostro campione in vista dell'incontro di luglio contro Carmelito De Jesus, che in caso di vittoria lo proietterebbe al titolo mondiale. Ed ecco che, scesi dal ring, Carlo Casi incontra Matteo Signani e Orlando Fiordigiglio. Bene, per Subiano è un grande evento, vi siete soltanto, come dire, preparati per i vostri futuri impegni, perché Matteo Signani peso medio, Orlando Fiordigiglio super welter, entrambi titolati europei. Non sto a farla lunga tanto perché voglio sentire le vostre impressioni. Un pubblico molto caloroso, mi pare avete dato sicuramente un saggio della vostra grande tecnica, Matteo. Sì, io guarda, mi sono trovato come a casa, perché Orlando è prima di tutto un amico, poi un collega di sport, ci conosciamo molto bene, è stata una bella serata, ringrazio lui e tutti quelli presenti. Sappiamo che con Orlando avete dei stretti rapporti di amicizia, vi preparate spesso insieme, compatibilmente con i vostri impegni. Ci diamo una mano reciproca. Orlando, è veramente un piacere vederti qua, ti vediamo rilassato, sappiamo che prossimamente a metà luglio hai un grande impegno. Sì, il 16 luglio ho un impegno importante, un impegno molto importante che potrebbe aprirmi dei palcoscenici, diciamo, oltreoceano, quindi ci vado cauto, ho già iniziato con la preparazione, ringrazio Matteo pubblicamente che mi sta dando una grande mano su tutta la preparazione, sono sempre da lui viene qui da me, quindi diciamo che ha detto bene lui, oltre a essere colleghi siamo amici e due amici che si picchiano, perché siamo due amici che si picchiano, però ci vogliamo bene così. Matteo, in effetti dobbiamo dire due parole in più ai tanti appassionati di boxe, qui ad Arezzo ce ne sono tanti, di quando due grandi campioni come voi, fra l'altro di pesi diversi, però si preparano insieme perché ognuno cerca di prendere il meglio dell'altro e farne tesoro, è così? Il match si vince in palestra prima di tutto, poi sul ring. Diciamo. Abbiamo chiesto a Orlando i suoi futuri impegni, già li conosciamo, adesso dici i tuoi. Io sono sfidante al titolo europeo e spero di farlo dopo l'estate. Adesso credo che mi facciano fare un match senza titolo in palio fine luglio e mi tengo in forma, via. Naturalmente tu sempre in palestra, ci manca che ci porti il letto, ci trasferisci il tuo appartamento. Sì, alla fine la mia compagna mi manda via di casa e andrò a vivere in palestra, appunto. Dai, a parte scherzi, sono sempre lì, mi trovo bene, mi alleno. Abbiamo una comunità di ragazzi, quindi dove vuoi stare meglio che lì. Hai detto tu due parole sul brasiliano De Jesus, però lo avrai anche studiato, che so io, con filmati come si usa tra voi pugili, no? Sì, è un avversario molto pericoloso, delle 18 vittorie ne ha 15 per KO, quindi dovrò cercare di non fargli sprigionare tutta la potenza che ha, dovrò cercare di accorciare, insomma, non vi voglio svelare i miei trucchi. Ora voglio da Matteo, Meo Gordini è tuo maestro, anche tuo Matteo. No, ma prendo spunto. No? Ecco, però vorrei, io mi sono sperticato in una grande affermazione, ma Meo Gordini è uno dei più grandi maestri che la box italiana abbia mai avuto. Sì. Tu puoi confermarmi o smentirmi? Io confermo al 100%, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Numero uno. Grazie a tutti e due, buon lavoro e in bocca al lupo a entrambi. Grazie, crepi, grazie. Crepi. Meo Gordini, che tutta la box del mondo ce lo invidia come maestro, e il sindaco De Bari, che ha un ricordo di Subiano, perché è un'occasione veramente rara, Meo, averti qua. Io lo prendo con molto onore, veramente, perché mi sono trovato benissimo, è una cittadina stupenda. E poi c'è questo interesse per fare educazione emotiva, che gli sport da combattimento fanno proprio
questo ruolo qui fondamentale e aiutano a sviluppare la nostra intelligenza emotiva, cosa che non facciamo neanche a scuola. Questa è adrenalina pura, vale più un grammo di adrenalina che 20 quintali di cocaina. Questa è la strada. I giovani hanno bisogno di trovare la sua energia, hanno la sua memoria muscolare. Non c'è solo una memoria che è dentro il computer, la stiamo mettendo dentro il computer. Noi abbiamo delle memorie muscolari, abbiamo ucciso i mammut, siamo sopravvissuti a questo. Veniamo dall'impero romano, veniamo dalla storia. L'uomo ha bisogno di movimento, non può stare tutto il giorno con un cellulare. Ha bisogno di trovare queste cose. Sindaco De Bari, allora vogliamo consigliare questo. Poi ha sentito Meo Gordini, grande maestro di boxe, ma anche grande maestro di vita. Sì, ma lo sport è un insegnamento di vita, perché giustamente, come diceva, e sono concordo con lui, il corpo e fisico, soprattutto anche quando sono in fase di crescita adolescenziale, bisogna saperlo dominare e controllare, sia di fisico che anche di mente, perché questo è lo sport, quello che insegna, fra cui anche la kickbox e il box insegnano questa roba qui. Che pienamente d'accordo. Meo, allora io e noi tutti qua, gli appassionati di boxe, speriamo che ci sarà un'altra occasione che lei venga qui a Subiano a dare. Come no? Io sono qua, tutti i giorni, se ha bisogno anche di tagliare l'erba, io vengo. Benissimo, la vita. Con della gente per bene è la più grande delle felicità. Grazie, è stato un piacere, grazie anche al sindaco, grazie. Avete sentito, proprio soddisfatto anche il maestro Bartolomeo, detto Meo Bordini, dello stato di forma di Fior di Giglio. Ma vediamo anche che tipo di rapporto esiste tra Fior di Giglio e Iachini, visto che è arrivato proprio a Subiano per questo allenamento pubblico. Di Giglio viene, si allena ogni tanto qui alla palestra Fit and Fight il sabato, è un amico, è una persona splendida, c'è tanta stima e rispetto tra me e lui, quindi viene ogni tanto qua e si allena. Anche ad Arezzo viene ogni tanto e si allena con noi. Senti, cosa significa avere un campione aretino? Porta veramente anche un incremento a questo sport? Avere un campione innanzitutto è un prestigio per tutto il paese, quindi per tutta Arezzo, per tutta la provincia di Arezzo, per tutta Italia, è un prestigio avere un campione. Un campione scappa uno su mille, non scappa tutti i giorni, quindi avere gente come Fior di Giglio è solo un onore, ne aiuta una crescita, un esempio per i giovani d'oggi. Perché è una cosa buona, i giovani di oggi devono sentire qualche ragazzo che dopodiché gli richiama più lo sport. È una grande soddisfazione avere un campione. Ha parlato anche per sé, perché non so se l'avete capito, forse vi siete dimenticati che quel novembre del 2015 lo ha reso campione europeo. Questo vuol dire naturalmente che sai insegnare anche l'umiltà, ma quando siamo sul ring l'umiltà non conta. Contano le regole, conta naturalmente la tecnica, e questo è fondamentale se non c'è qualcuno che te la insegna. E questo puoi essere anche tu, no? Che ne prepari tanti. Sì, lo sport, la parola sport significa seguire delle regole. Seguire delle regole, quindi le regole significa dalla palestra alla vita esterna, alla vita interna e al sacrificio che devi fare in palestra. Significa sport, significa anche educazione e rispetto, perché se no non sarebbe uno sportivo una persona che non segue delle regole. Quindi sia la vita esterna, perché tanto la vita esterna te lo porti all'interno della palestra, quella interna te la porti anche esterno se trovi l'ambiente giusto. Quindi sport significa tanto. Chi pratica sport, che riesce a seguire delle regole e fare delle cose, ti aiuta a crescere. A me mi ha messo al mondo. E parliamo anche degli altri incontri che si sono svolti in questa serata al centro eventi di Subiano. Per la kick vogliamo ricordare Francesco Senesi, che ha battuto nettamente Draguleli, Marco Venturini, che ha sconfitto Paolo Albano, Lorenzo Mattani, che ha avuto un sofferto ma netto il risultato in suo favore, poi è stato contro l'ostico Alessandro Tranquillo. Solo un pareggio invece tra Cristian Iachini nel full contact contro Cimpeano. Vittoria netta di Silvio Cocus contro Criffa al termine di un vibrante confronto. Ma sentiamo che cosa pensa dei suoi ragazzi proprio Iachini. Ragazzi, si sono allenati tutti molto bene. Ovviamente purtroppo nella serata c'è pubblico, c'è all'arbitri, c'è giudici, c'è tensione, quindi la preparazione vale fino a un certo punto, sta tutto come si sente il ragazzo al momento, c'è serata e serata. Giustifica sempre tutti, Iachini è così, e Iachini non ha mancato.
come suo solito apprezzare chi lo sostiene e sostiene anche questo sport. Targhe di riconoscimento sono andate a Mario Francesconi, degli Arredamenti Francesconi, con cui per 7 anni ha lavorato mentre cominciava ad avviarsi verso questo sport. Ed è stato forse il primo ad aver contribuito allo svolgimento di queste riunioni sportive a Subiano. Era allora il 16 novembre del 2013 ed insieme a lui un grazie è andato anche ad Alessandro Vezzosi della Campaldino Legnani. Un riconoscimento a Filippo Scarafia, attore aretino tra i protagonisti l'inverno scorso della serie TV di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, che ha scelto per i suoi allenamenti la palestra di Iachini. Un ringraziamento è andato al Comune di Subiano attraverso il sindaco De Bari con il patrocinio e l'attenzione comunque che viene rivolto sempre anche a questo sport e alla Misericordia di Subiano per la disponibilità offerta durante tutte le manifestazioni. Un saluto e un ringraziamento ad Aldo Sassoli da parte del team Iachini per l'impegno costante nel far crescere questo sport. Vogliamo ricordare in modo particolare l'impegno che Aldo Sassoli ha messo con Efrem Calamati e Orlando Fiordigiglio. Un premio speciale poi è andato ad Alvaro Semoli per tutta la passione, per il sostegno per questo sport, per una presenza continua, per la passione che rimane per i guantoni, ed ecco quindi il trofeo guantone creato e realizzato dall'artista retino ma anche del mondo Alessandro Marrone, che per Teletruria ha realizzato la grande scultura della chimera. Per l'organizzazione di questo evento un grazie ad Andrea Santini che si è veramente impegnato, ma non solo, nella presentazione, ed eccolo insieme a noi. Beh, sicuramente è un evento che connota il panorama subianese, si dà spazio a una disciplina marziale importante con degli atleti di rilievo primario, campioni europei, campioni italiani, quindi veramente una kermesse di grande interesse e di grande livello che porta onore a un paese come Subiano. Difficile organizzarla, difficile trovare gli sponsor, invece ci si crede davvero in questo sport. In Italia gli sport minori non sono molto supportati, però cercando di far passare il messaggio di quanto sia importante dare spazio anche a chi si vuole dedicare a qualcosa di diverso dal calcio, senza nulla togliere, per carità, e quanto queste discipline siano una palestra anche di vita per i giovani, beh allora si riesce a sensibilizzare le persone e aggregare quelle forze che poi permettono di creare questi eventi. C'è un network molto diffuso tra le varie associazioni pugilistiche e quindi quando viene fuori una manifestazione bella, un momento sportivo importante, ci si muove anche da lontano. Poi l'ho già detto, ci sono figure di primaria importanza nel panorama italiano e europeo e quindi la gente viene sia per vedere sia per provare. E poi è importante anche cercare di avvicinare e coinvolgere i ragazzi rispetto a questo tipo di sport, che non sono sport violenti come sembrerebbero, ma insegnano soprattutto il rispetto e il riconoscimento del valore dell'avversario. Senti Andrea, io ti ho visto fare teatro, adesso sono curiosa, ti ho visto fare teatro, hai fatto parte naturalmente del gruppo Associazioni e Rievocazioni Storiche, cioè comunque sempre impostato sulla parte culturale teatrale. E poi ti scopro che invece sei uno sportivo, cioè è di questo genere, com'è che nasce questa passione? Sportivo è una parola grossa, diciamo che ai tempi dell'università un paio di volte ci sono montato sul ring, ho messo i guantoni, praticavo, poi una cosa ormai abbandonata da più di 10 anni, però rimane, è una cosa che rimane nel cuore, quindi quando ho incrociato questi ragazzi, soprattutto Nicola Iachini che conoscevo per altre cose da diverso tempo, mi sono offerto di dargli una mano, è nata sta collaborazione e per me è stato un grande onore, mi ha fatto veramente piacere coinvolgermi in questa loro avventura e li ringrazio molto.